Ciao ragazzi, sono Red e come potete vedere non siamo al Monopoly Software Shop, siamo in una stanza della mia incredibile casa adibita a questo genere di cose perché oggi parliamo del mio setup, ovvero cinturone e plate carrier. Me l'avete chiesto in 18.000, quindi ho pensato, sai cosa c'è? Ve lo faccio vedere. Quindi, senza perderci un'ulteriore chiacchiere, trovate in descrizione tutto quello che vi serve per andare un po' a spippolarvi, tutta la roba che vedrete nel video che potete trovare ovviamente da Monopoly Software Shop. Detto ciò, sigla che poi partiamo. Sigla. Allora, io se me lo permettete partirei dal plate. Me lo metto anche addosso perché mi risulta più comodo mostrarvi le cose. Non sto facendo la scena, questo plate carrier è veramente molto pesante perché all'interno ci sono le piastre d'allenamento. Quindi oltre al fatto che le tasche sono tenute abbastanza minimal, come andremo a vedere, qui dentro ho le piastre dure, sia davanti che dietro. Il problema di questa roba poi dopo è ovviamente che per illuminarla bisogna utilizzare una luce apposta, perché essendo standard nato riflette pochissimo la luce, quindi tende ad essere spesso molto nera, ma voi dovreste riuscire a vederla. Ovviamente ti mando, dai, no, troppo. La base del tattico, come vedete, è un CPC Templar Gear, non ha gli attacchi rock, ma è tutto con gli attacchi normali, sia davanti che dietro, perché mi risulta un pochino più comodo, soprattutto nell'urbano, raramente ho bisogno di sganciarmelo di peso e levarmelo da dosso. La cosa che mi piace parecchio di questo tattico è che è estremamente comodo e mi lascia un sacco di spazio per restare in puntamento col fucile senza avere problemi. Nelle generazioni successive, come il Gen 4, questa cosa è ancora migliorata, soprattutto nella parte che sta qui vicino al collo. Devo dire che io personalmente mi trovo comunque molto bene anche con questa versione vecchia. Non appena avrò modo di stufarmene, penso che passerò a quella nuova. Sul lato troviamo la prima tasca ed è un utility all'interno della quale tengo guanti, tourniquet, roba varia che mi possa tornare utile in campo. Nella parte posteriore le cose sono molto interessanti. Ho due tasche porta flashbang che troviamo qui e qui. Queste sono tasche da fumogeno della Claw Gear. Ho preferito montare questo modello perché risulta un pochino più facile andare a rimuovere la flashbang, anche perché sono principalmente di uso e di servizio per chi mi sta dietro, quindi per un compagno, non per me. Quindi quando io sono in puntamento e sto coprendo da qualche parte, ho bisogno che il compagno faccia e utilizzi la flashbang, poi ci pensa lui a prenderle il resto. Se vi state chiedendo quali flashbang sono, Tajin FBG6, trovate tutto linkato, ripeto, nel primo commento in evidenza. Qui di lato troviamo anche l'immancabile rotolo di nastro adesivo da elettricista, essenziale per chiunque che giochi software. Nella parte laterale di qui invece troviamo la mia granata riutilizzabile. Questa è la granata che utilizzo e che tendo ad avere sempre qua di fianco in tutti i miei setup. È molto figa perché usa la base di una Okatsu, ma ha come innesco non una bomboletta di CO2, ma bensì un colpo di pistola salve da 9 mm, il che la rende molto molto interessante. Qui di lato troviamo la tasca radio e ho il sistema di comunicazione che passa sulla spalla. Personalmente adoro questo sistema, simile a quello della polizia, quindi posso andare a regolarmi il volume tutto da qui. Io personalmente uso le M31 della Earmor, quindi cuffioni che non hanno il microfono, quindi devo parlare poi dopo qua dentro, ma è molto comodo, basta connetterla con un cavo jack e nel caso non voglio usare le cuffie posso semplicemente metterci una cuffia singola o utilizzarlo separatamente, che questo tanto qui è e non si muove. I coprispalline sono quelli Templar Gear, ovviamente, perché mi danno un pochino più di comodità, soprattutto quando carico molto il plate e ci metto varia roba, in modo tale che mi scarichi bene sulle spalle e non mi vada a segare in due il tutto, perché insomma sono secco. Ovviamente la parte più importante di questa roba è innegabilmente i pannelli frontali, ne ho due ovviamente. Come potete vedere questo è un pannello già completo con 5 tasche porta caricatore da 9 mm che viene venduto così, non sono separabili. Personalmente lo trovo veramente una gran figata perché avete a disposizione 5 porta caricatori, questo lo andate ad agganciare direttamente qui ed è pronto. Fa un pochino effetto termosifone, come aveva detto il buon Warren, nel senso che poi dopo ha tutti questi lavori qua dovete andarla a riempire completamente, però personalmente per giocare al software è perfetto. Tra l'altro, ovviamente, essendo Templar Gear, funziona perfettamente su questa base qua e soprattutto è molto comodo per evitare di andare a spendere un patrimonio per tutta questa roba qua. È ovviamente inseparabile, quindi non potete andare a rimuovere nessuna di queste tasche, ma non è che vi serva più di tanto. Il mio pannello principale, ovviamente, è una tripla porta caricatori della Templar Gear. Sotto c'è un pannello normale, io poi ci ho attaccato queste tasche Fast, sempre Templar Gear, mi ci trovo veramente benissimo.
anche perché mantengono il caricatore all'interno senza problemi, non ho l'aceto di tensione sopra che mi è veramente scomodo, non ho mai perso un caricatore con questo sistema e dubito che avverrà anche in futuro perché sono veramente, veramente ben fatti. Potete andarli a regolare ovviamente con il laccio emostatico, non si chiama laccio emostatico, inferiore, e ripeto, l'ecosistema Templar Gear per me è spettacolare, ve lo dico sempre, sono comodissimi, tolgo questi che fanno un casino dell'inferno. Personalmente, ripeto, Templar Gear è letteralmente la mia vita, la adoro. Io personalmente ho scelto Templar Gear per gli interni anche, ovvero che questa parte interna permette all'aria di circolare e soprattutto non vi fa l'effetto spugnone che vi fanno i tattici economici o quelli non fatti troppo bene. Ripeto, è letteralmente il mio go-to per qualunque cosa. Faccio vedere anche il posteriore in maniera un pochino più carina, ma ragazzi, è veramente veramente tanta roba. Ultima nota, ho montato una cinghia a un punto, come potete vedere qui dietro, della Mantis. Sono buone anche quelle della Clou Gear, per esempio, che mi permette, nel caso io non abbia la cinghia, di muoverla sul davanti, avere un sistema di aggancio del fucile nel caso io me lo dimentico, nel caso debba trasportare delle robe particolari o che mi risulti proprio più comodo non avere una cinghia a due punti ma usarne una singola. Strano che diventi buio tutto a un tratto. E luce fu. Mi ero dimenticato di parlarvi di quest'altra tasca. Io ci tengo all'interno un pochino tutto quello che può servire. Le bende, quando si fanno giocate con le bende. Coltellino svizzero, dei magneti per la granata. Una di queste cose qua, che sono delle specie di tourniquet però che danno la croce rossa, sono molto comodi perché ovviamente permettono di fasciare in maniera veloce senza dover star lì a fare 200 giri di bende. Una power bomb, è sostanzialmente una bombolettina di green gas piccola che vi permette quindi di andare a ricaricare velocemente le cose. È un po' un utility. Questa tasca ci sono molto affezionato, perché l'ho avuta letteralmente su qualunque setup nero e non me ne voglio sbarazzare, anche se è un'economica, perché la adoro. E poi con questo assetto il tattico è veramente molto figo. Non resta che parlare adesso del mio cinturone e qui ci divertiamo. Eccolo qua, questo è il mio cinturone. Non me lo metto indosso perché ho la JPX al momento, quindi non mi va di andarmi a cavare tutto giù. Tra l'altro, se siete interessati a un video dove parlo del mio everyday carry, quindi tutto quello che mi porto in giro, perché, cos'è che tengo addosso, com'è che è, fatemelo sapere nei commenti perché ho delle cose interessanti da dirvi per farvi entrare all'interno della follia mentale che c'è. Questo è il mio cinturone, partendo dalla parte ovviamente sinistra, quindi quella dove c'è la mano che non opera la pistola, troviamo due portacaricatori per pistola della Clou Gear, confermo, sono molto comodi. Io ho tolto la parte del laccio superiore perché lo volevo libero per poter estrarre in maniera più comoda, volendo ce la potete lasciare. Qui troviamo un portacaricatore sempre della Clou Gear, questo giro, sono uguali alla tripla che ho sul tattico principale, l'ho messo così perché, ripeto, mi ci trovo veramente molto comodo, mantengono il caricatore all'interno in maniera funzionante e non ho niente di cui lamentarmi. Subito dopo troviamo la tasca esausti, normalmente io la tengo ovviamente chiusa in modo tale che occupi meno spazio in questo modo qui, adesso ce l'ho aperta in modo tale che possiate vedere. Fenomenali queste, ragazzi, la potete andare a chiudere, vi faccio vedere. Madonna, cioè potevo chiuderla in tanti modi, questo era forse il peggiore, vabbè. Vi consiglio di andarla a collassare in questa maniera quando la portate in giro perché ovviamente vi conviene. Funzionano veramente molto bene, non ho nulla di cui lamentarmi. Di fianco ovviamente flashbanghina tattica, che ormai avete capito che io le adoro e le porto sempre con me. Continuo a cambiare il tempo perché guai a Dio se posso avere. Io d'ora in poi giro in teatro di posa, ok? Teatro di posa fisso, perché questa luce che viene di qua è ovviamente una luce che ci ho messo io, non è la luce da fuori, perché altrimenti qui dentro ci sarebbe buio, perché un secondo c'è il sole, il secondo dopo no. Ah no, no, ma le qui di fianco c'è un'altra cosa molto figa, ovvero le manette riutilizzabili da allenamento. Le teniamo perché molte volte ci capita di dover partecipare a eventi o robe dove si possono ammanettare i figuranti. In generale è carino su un tattico ovviamente urbano averle, quindi ho pensato di includerle. Subito di fianco tasca portagranata Templar, quindi potete mettere dentro la vostra granata di preferenza. È molto figa perché potete andare a incastrare la leva della sicura in modo tale che se anche questo ve lo tolgono, questa non parte, quindi non può esplodere fin tanto che ce l'avete nella tasca, il che è utile. Ovviamente il tourniquet, questo tra l'altro è vero, nel senso che il guscio esterno è finto, ma tanto è polimero, non frega esterno. Il tourniquet all'interno è vero, costicchiano, però sono carini, fanno setup e quindi ce l'ho incluso molto volentieri, fa la sua sporca figura. Qui troviamo un buco perché io normalmente ho la fondina semicosciale, quindi per andare a estrarre la pistola mi dà un pochino di problemi avere troppa roba che si posiziona in questa parte qua e preferisco poter estrarre e non avere impedimenti con la mano laterale. Infine, che poi infine insomma come tasche,
troviamo una snus pouch qui, normalmente un porta sigarette, io ci tengo dentro le manette, quindi le manette in metallo normalmente le metto qua dentro perché sono molto comode, ce le ho giusto qui davanti, quindi posso prenderle e operare direttamente ed è un pochino più comodo rispetto alle manette trifold che sono piegate per l'appunto. La base del cinturone dovrebbe essere un PT5 o un PT6, comunque il cinturone è leggermente più grosso, all'interno ovviamente i suoi attacchi velcri che andate ad attaccare, attacchi velcro, non velcri, testa di cazzo, che andate ad attaccare direttamente su un underbelt, quindi una cintura con il velcro a sua volta e vi si attacca addosso, e dentro c'è ovviamente una cobra, con il suo gancio per agganciarsi anche ai veicoli ovviamente, è una gran figata, è fatta veramente molto bene, sinceramente funziona da Dio. Cioè mi rimane sul cinturone per tutto il tempo. La differenza tra un cinturone come questo e quello che avevo fatto vedere l'altra volta, che continuo a utilizzare, cioè quello con sostanzialmente solo la cintura un pochino più leggero, è sostanzialmente che quando giro con tanta roba addosso e il resto mi sto trovando un pochino meglio con questo. Ma parlando con tanti in squadra e il resto, e provandolo su me stesso, va molto a gusto. A me tendono spesso a cadere i pantaloni perché ho i fianchi larghi, cosa che era essenziale dire e su cui dovevo per forza informarvi, e quindi questo genere di cinturoni tende a starmi un pochino meglio attaccato. In realtà la differenza è veramente minima, l'importante è cosa ci mettete dentro e come li andate a bloccare. Personalmente ho preso questo perché mi piaceva anche esteticamente, perché era un pochino più incazzato, mi sono trovato veramente molto bene. Direi di aver detto tutto. Siamo sicuri? Camera woman, camera man, insomma non importa, l'importante è we come in the name of peace. Detto ciò, io vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto. Ripeto, tutte le tasche che mi avete visto montare sono in funzione di quello che piace a me, della mia esperienza. Ognuno di noi è diverso, quindi è giusto che voi proviate varie cose. Se avete dubbi, domande, perplessità, ci sono i commenti in cui ci piacerebbe poter discutere, anche perché sono cose interessanti, complicate, sarebbe bello vedere il vostro punto di vista. E soprattutto, se avete dubbi, domande, chiarimenti necessari, siamo lì. Vi ricordo di andare a controllare nel primo commento in evidenza il link del Monopoly Software Shop, dove trovate tutta questa attrezzatura, dove io prendo la mia attrezzatura, dove lavoro, dove c'è la possibilità di creare un ambiente di software sano, funzionante, bello, l'utopia, il messia. Io. E soprattutto venite a seguirci su Instagram, ci sono tutti e due i canali, il mio è quello del negozio, potete fare un sacco di cose divertenti, sul mio ci sono le cazzate, sul negozio c'è la roba seria, quindi veniteci a seguire entrambi. Venite a seguire anche da tutte le altre incredibili pagine che abbiamo, tra cui TikTok, di cui non ne vado fiero, ma andava fatto, quindi veniteci a seguire anche lì perché sono cazzate ancora più cazzate. Detto ciò, di nuovo grazie mille per essere stati qui con noi, se c'è bisogno sapete dove trovarci. Qui da Red è tutto e come al solito, stay angry! Io do